Siamo davanti al Palazzo di Giustizia di Cremona e c'è il sit-in del Comitato Verità e Giustizia per gli ospiti della Fondazione Benefattori Cremaschi. Parlo con il portavoce, che è il signor Antonio Macri. Lei ha perso il papà l'anno scorso. Sì, ho perso il papà e avevo peraltro anche mia mamma all'interno delle strutture. Intanto siete qui, chiedete verità e giustizia. Che cosa non ha funzionato in questa RSA dal vostro punto di vista? Dal nostro punto di vista non ha funzionato quello che il discorso di un apparato che potesse proteggere i nostri cari. La gestione di come sono stati seguiti in quel periodo. Sappiamo benissimo che non sono stati isolati subito i casi diciamo che si venivano a verificare già dall'inizio di marzo. Abbiamo sempre recepito da parte delle fonti di stampa l'atteggiamento della Fondazione, che ha sempre spacciato quella gestione in quel periodo come una gestione con più personale, una task force atta a proteggere le persone. Invece? Bene, se i risultati sono stati 140 morti nel periodo fra fine febbraio e aprile, mi sembra abbastanza una gestione decisamente scadente. Abbiamo le testimonianze di chi comunque ha vissuto all'interno. E testimonianze come quelle della sua mamma, che era all'interno dell'RSA insieme al suo papà. Abbiamo una testimonianza di mia mamma, abbiamo una testimonianza peraltro che terremo sempre comunque nascosta di alcuni del personale che ci hanno dato un quadro della situazione. Una lettera che peraltro abbiamo mandato anche alla procura di questa testimonianza di un dipendente che ci ha spiegato quello che avveniva in realtà. Quindi adesso alla procura chiedete di valutare. Noi alla procura chiedete di essere sentiti. Chiediamo di essere sentiti, perché comunque pensiamo che le nostre testimonianze aiutino chi comunque deve verificare quello che è veramente accaduto nella gestione proprio di come abbiamo purtroppo subito quei momenti. Voi quindi ritenete che vi siano state eventuali manchevolezze da parte di chi dirige dei vertici della Benefattori Cremaschi, non tanto il personale che noi lavorava in condizioni difficili. Esatto, il personale è stato anche peraltro messo in condizioni di esporsi al virus, visto e considerato l'uso tardivo dei dispositivi, il non controllo dell'aspetto virale del personale, che molto probabilmente non siamo noi a averlo detto, ma addirittura la procura, qualcheduno il lupo nel pollaio l'ha fatto entrare. Se ovviamente noi come parenti abbiamo avuto l'impossibilità di vedere i nostri cari dal 23 febbraio, evidentemente, visto il numero sproporzionato di decessi, qualche cosa non ha funzionato all'interno. Certo, la ringrazio. Lei, il signor? Io mi chiamo Beppe Bettinzoli. Bettinzoli? Sì, mi è morto lo zio. Lo zio quando è morto? 4 aprile 2020. 2020? Sì. E quanti anni aveva lo zio? 90. 90 anni. 90, sì. Quindi vuole essere sentito dalla procura? Sì, io ho fatto anche un esposto personale alla procura, sì. Oltre che l'esposto fatto dal comitato. Noi abbiamo presentato come comitato in due occasioni diverse la richiesta di essere sentiti, sì, con i nomi delle persone che chiedevano di essere sentite, sì, e i nomi delle persone decedute. E io ho fatto invece un esposto proprio su mio zio, perché benissimo, alcune cose non erano assolutamente chiare. Sì, perfetto.